Ecco, iniziamo a sciogliere il lievito nell'acqua. Ripeto, il lievito è l'1% sulla farina. Poi i conti, chiamate il professore di matematica, ci devi fare fare. Vai. Facciamo dei video da un minuto, perché ci vogliono 3 minuti. Questa è la prima fase? Sì, la prima fase, perché di solito c'è un po' di confusione, allora sono la biga a forma di pagliocole, cioè a pezzi di impasti già solidi. Cosa succede? Allora, vabbè, quando sono pagliocco. No, ma quando non sono. Ma infatti sai che succede? Succede che comunque gli impasti vengono buoni ugualmente. Ah. Perfettissimo. Ma forse anche la temperatura del forno aiuta le persone. Allora, questo è un altro argomento, usciamo fuori argomento biga. Ne parleremo in altri video delle temperature altissime dei forni. Ok, andiamo a smuovere un pochino, perché per fare la biga ci vuole la retromarcia. Vedete Diego come fa? Simula la retromarcia. Ma questa è sempre una cosa che ho creato io, certo. Ecco, adesso stiamo simulando la retromarcia. Ci vuole poco, ragazzi, ci vuole poco. Mi meraviglio che ci sono dei pizzaioli che hanno la retromarcia e non usano la retromarcia per fare la biga. Altri 40 secondi. Vedete come si deve presentare la biga? Beh, la farina deve essere asciutta. Ok, ci possiamo fermare? No. Okay. Fammi vedere un po', alza un po'. Come deve essere la biga? Benissimo.